Alex, che gara faticosa e anche un po' una sorpresa per noi. Puoi toglierla, tranquillo, se lo glielo la maschera. No, grazie, bomba. Almeno respiri. No, è stata una gara lunghissima. Ah, non lo so, al nono, decimo giro, ho guardato il tabellone. Mancavano ancora 16 giri, ho detto, mia, chi cazzo li fa adesso ancora 16 giri? Però, dai, avevo dietro, non so neanche chi avevo dietro, credo Renaud Dan. Sì? Però visto che è rimasto là 2-3 giri, non guadagnavo, non perdevo, quindi poi sono riuscito a tenere quel passo fino alla fine. È stata dura tutta la gara, però per come si era messa dopo le qualifiche, onestamente non me l'aspettavo neanche io, no? Però dai, alla fine è andata bene, ecco. Avete lavorato bene, perché poi alla fine eravate tu e Jeremy soprattutto agguerritissimo nelle prime curve, devo dire. Poi l'hai superato e hai preso un passo veramente ottimo, quindi probabilmente avete lavorato bene anche nelle fasi delle hit, delle qualifying hit. Sì, no, il primo giro soprattutto su questa pista è decisivo, no? Quindi fare una buona partenza e riuscire a guadagnare più posizioni possibili allo start nelle prime curve ti cambia la gara, ti cambia completamente la gara, no? E quindi sono partito con questa modalità, con questo approccio, no? Ha pagato, ecco. Poi, come ho detto prima, è stata una gara lunghissima e anche io non mi aspettavo in realtà di finire sul podio, però dai, ogni tanto un po' di fortuna ci vuole. Sì. Complimenti. Grazie.